Dove si presenta la morte si presenta il cubo mietitore. Lui sa quando è segnato il destino di una persona. Il suo obiettivo è quello di prendere le anime dei morti per poi giudicare se andare nel paradiso o nell'inferno. Più like lasciate in questo video, più vivrete a lungo. Mi raccomando, fatelo. Oh, perfetto, finalmente una morte che sta avvenendo. Oh, si vuole buttare quella ragazza? Beh, è una morte facile allora. Vediamo cosa hanno da dire. Zoe! Non fare cavolate, Zoe! Zoe! No, io devo farlo! Non me lo merito! Ma perché? Ma che dici, Zoe? Sì, dai, buttati via, fallo, veloce! La mia vita fa schifo, io mi butto! Vai, ma dai, così prendo l'anima! E me ne vado a casa subito, dai! Dai, che devo giocare alla PlayStation, dai! Non mi interessa nulla! Dai, sbrigati che devo andare a dare le tasse qua! Non fare questo atto di egoismo! No, cacchio, l'hanno salvata! Non potevi dire che avevi sta roba! Non potevo dirlo! Devo prendere un colpo! No, l'ho salvata, Zoe! Ovvio! No, ma sì, sì, ma perché fai queste cose? Piangere, che cavolo! Perché no. Volevo farla finita! Ma è una cosa bruttissima da fare! Se cerchi una mano, ci siamo noi! Sì, esatto, avete ragione! Zoe. No, non hai ragione, tu dovevi morire, capito? Porca miseria. Oh, cavolo. Ma chi sei tu? Perché sto coso? Scusate, purtroppo mi sono palesato ai vostri occhi. Comunque sì, sono piacere, sono il cubo mietitore. Oh, cavolo. Non dovreste vedermi, ecco, sì. Però ormai io mi sono qua e mi sono presentato. Peccato. Cosa vuoi? Potevi morire. Io è così bene, potevo andare a casa con una vittoria, invece però... no. Ma ecco, no, è una cosa triste da dire. No, grazie, viva. Sì, sì. Peccato, peccato davvero. Però vabbè, io sono il cubo mietitore. In che quello... senso? Quindi esiste per davvero? Sì, ah, non per sei davvero, tipo una leggenda. Ma che? Ma tu sei una leggenda? Cioè nel senso, no, ti grazie, lo sapevo, sono figo, vedi? Vabbè, sì, sarei figo anche quando sarei sotto le mie mani. Comunque, sì. Io solitamente mi teletrasporto nelle zone in cui stanno per accadere pericoli e delle persone stanno per morire. Però purtroppo a volte accadono questi eventi fatali che non è scritto nel destino. Fortuna che appunto è viva. Sì, per fortuna, per fortuna. Ma vai farci vedere come funziona, cioè... Che cosa fai? Non lo so, vuoi che ti tocco? No, non a me. Ecco, magari qualcosa di più... cioè... Sì, va bene, dai, vi faccio capire, dai, giusto perché non ho nulla da fare. Ok. Che figo. Anzi, dovrei in realtà andare a sistemare le second quest di The Witcher 3, però vabbè, ormai sono qua a giocare, tanto... a lavorare, a lavorare, non c'è mai un mese festivo. Comunque, guardate... se mi vedete... Lo faccio solamente con gli animali. Purtroppo con gli umani c'è una politica diversa. Ok, okay. Ecco, guardate, okay. Ecco. Mucca, 3, 2, 1, la pecora. Ecco, va bene. È una pecora, okay. Però... Ecco, vedete l'anima. Wow. Ecco. Che figo. Buono. Ecco quella che ci fai. Ecco quella poi va nel purgatorio. E così decidono se effettivamente deve andare all'inferno o al paradiso. Sì, che figata. Con gli animali posso decidere io stesso. Purtroppo con gli umani c'è una politica diversa e non posso ammazzarli quanto voglio, purtroppo. Ah, per fortuna. Meglio così. Siete sì, tipo specie protetta voi nel paradiso. Quindi sì. Non so, siete un po' che raccomandati. Gentili. Meglio così. Io devo andare, mi dispiace. Aspetta, sicuro? Aspetta. Cosa? Volevo fare una festa. Una festa? Ma non puoi invitare il cubo mietitore nella tua festa, porca miseria. Che lo dice? Non ho deciso. Ma io vi tocco, sapete che se vi tocco proprio, se mi toccate morite. Mettiti dei guanti. Ma anche con i guanti, anche se mi toccate il cappuccio morite. Non ci toccare. Esatto, difficile, sai com'è, c'è un distanziamento. Vabbè, distanziamento, sì. Vabbè, sentite, meglio di no. Prego, andate a fare la festa. Io però ci divertiremo. Mi dispiace, sono sociale io. Devo andare a finire The Witcher 3, mi dispiace. Oh, va che bambino, non vorrei fare amicizia, va bene. Come si permette di parlare al cubo mietitore in questa maniera? Ma veramente. Beh, ok. Cos'è questa sensazione? Sembrerebbe... che qualcuno sta per morire qua. Sì, lo sento. E proviene sempre da questa zona. Ma non capisco chi. Chi è che sta per morire? Aspettate un attimo. Non è che sono sempre quei tizi? Non credo. Oh cavolo, sono qua. Sì, mi sa di sì. Spiamoli, magari stanno per... sta per accadere qualcosa di strano a questi.
Ma come? Per la torta? Come facciamo? Oppure mangiamo una cosa semplice? È un po' tardi per la torta, cioè non la possiamo ordinare. Ordiniamo qualcosa magari, non torte, magari un po' di sushi. Sushi! Sì! Sì, grande. Qualcuno ha il telefono? Sì, io. Ordino io. Vai, chiama, chiama. Ma l'applicazione, MindHit. Però c'è troppa pozza di morte qua. Che cosa sta accadendo? Sashimi, chi lo vuole? A me non è che piace molto. Io. Io. Ok, allora io onigiri. Qualcuno vuole un onigiri? No, sono le pallette pesanti, di riso. No. Io ne prendo una per me. Yuramaki? Ne prendo un po'. No, non mi piace l'avocado. I nigiri? Io. Ok, io. Lì ne prendo tanti. Sì. A posto. Li ho ordinati, arriveranno qui fra. Buono. Non c'è niente da nessuna parte. Perfetto. Quanto arriva? Scusa. Ma arriva un ninja. Ma da. Guardate che belli questi portare il sushi. Ciao. Come state? Che cavolo. No, non voglio provare. No, grazie. No, è già finito l'effetto. No, dai, Crocco, ti prego, vai. No, te lo scordi. Tieni, no. Tieni. Dai, tieni. No. Tieni. No. Dai, dai, vieni qua. Non lo voglio. Scusate, dai. Ma sei in pericolo in qualche modo. Scusa. No. Ma che cosa? Che cosa chi era? Ha preso ho preso legno! Ma che cazzo? No, scusa! Aspetta, mi sono spaventato col cubo! Ah! Ma che paura! Non puoi mostrarti così! Vabbè, ma che ci fai qui? Non sono nocivi questi palloni! No, non sono nocivi questi palloni! Sentite, sto sentendo puzza di morte! Non so perché. Di morte. Sembra che qua debba... il gas acceso, magari! Non lo so, sembra che qua sta per morire qualcuno! Cosa? Prendo un accendino? No! E può essere che forse ma era per quello. Ma tu puoi morire. Io sono già morto. Forse. Cioè, quindi se tipo esplodiamo tutti insieme tu muori o no, cioè, che fai? Non muoio io. Magari c'è un terremoto e cade l'edificio. No, non credo, no. No. Non ci sono mai. Non c'è da nessuna parte, che ne so, una bomba. No. No, la città è nuova. Ma non hai detto sensore un po' rotto? Mi sa di sì, pazienza. Lasciamo andare ad aggiustare. Vabbè, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Strano, deve pure esserci qualcosa che sta per accadere. È possibile che nessuno sta tentando di uccidere nessuno? Magari è lontano da questa zona, magari... Aspettate un attimo. Ma cosa sta accadendo qua sopra? Finalmente posso partire verso l'Australia. Oh, ok, entriamo. Oh, facciamolo caricare. E si va. Non aspetta, la benzina. Ma che cosa? Non riesco a controllarlo. Ma che cavolo è successo? Cos'era? È scoppiato qualcosa! Ma c'è un aeroplano! Abbiamo dentro casa! Ecco perché sentivo puzza di morto qua. E non eravate voi, era questo tizio. Oddio! Oddio, un cadavere! Oddio! Tranquilli. Dobbiamo chiamare la polizia! Ma no, cosa? Pulisco io. Ma da quando mangiate anche i cadaveri? Ma che cavolo! Questo qua era... mulatto. Sì, era mulatto. Ma adesso questo è aereo. Fatti vostri. Dobbiamo levarlo. Non ci posso fare nulla. Fatti nostri. Come fate qualcosa? Vabbè, ragazzi, lo carichiamo. Abbiamo un aereo. Ma che vuol dire? Aggiustiamo la patente per... un aereo costa, lo possiamo vedere. Aspetta, forse se lo prendo da qua sotto. Dove è andato? Elox? Dove è andato? Elox, che hai fatto? L'ho mangiato! Sta per morire? Sì, sta per morire. Ora. Aspettate, lo rimuovo. Ok. Non sta per morire. Esatto, meglio che evitate di fare queste cose stupide comunque. Beh, lasciamolo qui e poi lo spostiamo magari. Tanto questa qui non è proprio casa nostra. Io il mio lavoro qua l'ho fatto. Però dato che ho un po' di fame, accetto volentieri questa volta il vostro mangiare. Dato che ho sentito che stavate ordinando sushi, quindi a me è vero. A proposito, ma dov'è il tipo del sushi? Ma era magari questo che l'ordin... Ah, no. No, non penso. Non era quello, tranquillo. Dov'è? Arriverà breve, non mi tocchi. Ma scusa, ma non è che avverti altra morte? Quello del sushi sta facendo ritardo. Oddio, non è che muore quello che porta il sushi. Aspettate un attimo, lontani. Fuori, lontani. Sì. Aspettate un attimo.
Sì, sento qualcuno. Sento qualcuno. Enoch, Baby girl, in a baby world, life is plastic, it's fantastic, oh no! Oh. Ma che cazzo? Ecco qua l'altra morte. No, quello del sushi! No! Oh, era quello. Ah! È tutto per terra, sta! Ve lo prendo? No! Sì, ve lo prendo! Okay. Okay, aspettate un attimo, prima devo però togliere questo tizio da qua. Oh cavolo, molto era buono, buono? Molto buono, sì, okay. Sì, molto buono, molto buono. Perfetto, adesso sì, vi porto il sushi, aspettate un attimo allora. 1, 2, 3, 4. Ok, anche questo, perfetto. Vabbè, ne uno sotto qua. La ruota. Uno sotto, no, la ruota. Cosa, a vederlo, dove? Ah, lì, vero, sì, mamma sotto. Mia, occhio di falco, perfetto, ok. Sì, per il sushi ho una lista incredibile. Ci sono. Finalmente. Ok, perfetto. 1, 2, 3, 4. Quanto sushi avete ordinato? Tanto, vabbè, si mangia tanto. Poi si festeggia, scusa. Beh, sì. Giusto, avete ragione, va bene. Allora festeggio anche per i fatti miei, va bene? Sì. Allora, Itadakimasu. Ecco, perfetto. Beh, solamente perché sono la morte non significa che non so le credenze orientali. Perfetto. Quanto è buono. Buono, vero? Vero, buono, ma dove l'avete ordinato questo sushi? Al ristorante qui dietro. Ma cacchio, è buonissimo, ma non pensavo che sushi. C'era un ristorante così tanto buono qua dietro. Ma Buono. Ma te lo sono mangiato in un boccone. Certo. No. Altro, ma è finito. Cioè, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Comunque voi non volete ancora sistemare questa zona, vero? E come facciamo? È vero. Dobbiamo perché spostare questo aereo. È vero. Aspetta, ma non aveva benzina, non hai visto dentro? Aspetta, ce l'ho. Dovrei avere una bottiglietta. Una bottiglietta. Sì. Ma ti pare che per un aeroplano serve una bottiglietta, scutta. Sì, il cognac gli metto. Ma che cosa? Ma cosa esplode? Ma esplodere? Ma che esplode, ragazzi? Sono un ingegnere. No, cavolo, io mi levo, non ci tengo. Oh, sento paura di morte. È abbastanza carico. L'hai sentito? Sembra carico. Sembra carico. Ok. Non so come, ma non la sento più adesso. Ma che cacchio? Ma come? Scendiamo un attimo. Sì. Ok. Sì. Tutto bene? Sì, è un po' strano da far volare. Ma come si alza? Credo con... devi tenere la levetta quella larga alzata, se non sbaglio, in teoria. Non lo la so. La levetta com'è. Larga? Non lo so, non si alza. Vabbè, meglio se lo lasci stare. Che ne dici? Ok. Vabbè, l'importante l'abbiamo levato dalla nostra casa. Sì, l'importante è quello. Sei un pazzo, stai per morire. Vabbè, sentitelo, lo rompo. Ok, perfetto. No, lo potevo vendere, cavolo. Tranquilli, molto meglio così. Questa macchina? Questa pure, via. Prendi la scatola. No, la potevamo vendere. Meglio così. Meglio così. Nulla, non lo sa nessuno. Noi ce ne andiamo da qua. Vai, sopra. Via. Vi raggiungo, arrivo. Ma mi avete chiusa. Scusa, non l'ho fatto apposta. Potrei sistemare là io allora questa casa. Sì, dai, sistemiamola. Tanto è così. Poi le finestre. Tanto fortunatamente sono in creative nel mondo, quindi easy. Oh, perfetto, ottimo. Ecco qua, sistemata. Andiamo, dobbiamo raggiungerli però. C'è la finestra qua, in teoria. Ok, sì. Allora, avete visto come ve la sistemata? Wow, cavolo, grazie! Grazie mille! Prego. E lei facciamo? Wow! Veramente carino, che figo! Allora, quanti poteri hai? Puoi fare tutto, sei una specie di dio! Sì, beh, esatto. Sì, sei proprio... Però non c'è più... Mi stava per toccare! Comunque, dicevo, non c'è il letto! È vero, il letto. Stupido. Ma che ci vuole? Aspetta un attimo che lo vado a prendere dagli altri.
Ecco qua. Ok. C'ho letto arancione qua. Se vuoi metto questo perché tanto. Ok. Arancione. Vabbè, sì. Non so di chi è la vostra casa, ma va bene. Okay. Di un nostro amico. Perfetto. Ok, ho capito. Bene. Io allora posso andare. Sì. Sì, ok, è stato un piacere conoscerla, è stata una bella avventura. Esatto. Vabbè, una bella esperienza, sì. Sì, 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 è una bellissima avventura. Sì, è vero. Sì, è stato bello. Ragazzi, non mi sento molto. Ok. Era la testa. Sì, è vero. Forse mi devo tirare un pochino, magari. Oh, sì. Mi sono appoggiato sul piano. Oh, permesso. Oh, cavolo. Aspettate un attimo. Non è che magari avete mangiato il sushi toccato da me? E quindi... Sì! È grande! Oh no! State per morire! Quindi cosa? 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 Io non mi sento bene! No, Zanko! No, neanche io! Oh, no, non posso accettare una porta del genere! E che cavolo! No, no, no. Oh, oh. Beh, il mio lavoro qua è finito. Bene, inizio a prendere allora le anime. Pure tu. Vieni qua. Molto buono, molto buono, perfetto. Beh, non ci posso fare nulla, purtroppo è finita così. Eccola là, eccola là, eccola là. Buona, 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 buona. Ah, ma il scalzone aveva altro sushi con sé. Beh, me lo mangio io per i fatti miei. Molto bene. Ah, non mi sono mai piaciuti questi colori troppo accesi. Meglio la morte, la distruzione e l'annientamento di massa. Perfetto. Beh, mangiamo come ho fatto prima, allora. Perfetto. Allora, sì, ragazzi. Itadakimas. Cavolo, che buono che è quest'usci. Perfetto. Ora posso andarmene effettivamente via. Ora funziona meglio questo coso. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ho fatto quello che dovevo. Sento altra puzza di morte. Qua da qualche parte. Sembrerebbe provenire da questo ospedale. Vediamo un attimo. Cosa c'è? Dio! Obezzone! Ma come cazzo? Te permetti nel fa queste cose, ma ti rendi conto che cosa hai fatto? No, senta, signore, ho sbagliato, non l'ho fatto apposta. Cioè tu gli hai dato il sushi toccato da te e va contro il regolamento che ti ho fatto leggere tanti millenni fa, porca miseria. E tu mi cadi in un bicchiere d'acqua. Lo so, signore, ma ho sbagliato, no, non volevo. Mi farò perdonare in qualche modo. E no, non possiamo tenerli nel paradiso, dobbiamo per forza farli resuscitare. Davvero? Sì, cacchio, le uccisi te. Ma che cacchio, ho detto solamente per gli animali e non per gli animali, meglio degli morti. Ha ragione, ho sbagliato. Bene. Aspetti un attimo, ora li faccio respawnare dove sono morti, va bene? Oh, ok, va bene, signore. Vai, via. Oh, cavolo. Uffa. Vabbè, dai, andiamoglielo a dire, così almeno lo capiscono. E facciamo che la cosa passi in sordina. Ecco. Ciao. Salve. Che mi fa male la testa, che cosa? Dio ti ha fatto resuscitare. Perché purtroppo sei morto. Sì, abbiamo fatto resuscitare te e i tuoi amici perché siete morti per mano mia. E non, purtroppo questa cosa non poteva andare. Sì, proprio così. Già, aspetta un attimo, vado anche dagli altri. Ciao ragazzi, tutto bene? Come state? Cosa è successo? Che è successo infatti? Scusatemi, purtroppo vi ho ucciso e... Dio vi ha fatto resuscitare perché non doveva andare così, ecco. Va bene, meglio così, cavolo. Sì. Mi sono spaventato. Sì.
Oh, Nox, sei vivo. Siete vivi. Ehi, sì. Meglio così. Oh, vabbè, la prossima volta ordiniamo più sushi. Sì. Ma senza cupo mietitore lì. No, senza gamba, non lo tocca. E io che mi ero fatto degli amici.